ADN Kronos. Sanremo Express, il podcast di ADN Kronos che tutti i pomeriggi ti accompagna verso il Festival 2024 con fatti, storie e aneddoti. Ciao, sono Ilaria Floris e anche oggi con Antonella Nesi vi portiamo a Sanremo. Oggi è martedì 9 gennaio. Il quinto festival consecutivo di Amadeus si avvicina. Voglio partire da una stoccata che gli ha lanciato il grandissimo Pippo Baudo durante Rischiatutto 70. Il programma, condotto da Carlo Conti, è andato in onda qualche giorno fa per celebrare i 70 anni dall'inizio delle trasmissioni ufficiali Rai. Però il più grande amore è Sanremo. Ne ho fatti 13 da Amadeus, quando ne ho fatti 13, Pippo, ora voglio camminare tu. Pippo Baudo è attualmente il re incontrastato del festival quanto a conduzioni. Ma alla luce delle recenti dichiarazioni di Amadeus, che in un'intervista a Repubblica non esclude il sesto festival consecutivo, dichiarazione che non ha sorpreso neanche l'ultimo dei fiori di Sanremo, diciamocelo, le carte rischiano di essere sparigliate. Vediamo come. Baudo, come tutti sanno, detiene il primato di conduzioni, sono ben 13, la prima nel 68 e l'ultima nel 2008. Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Amadeus detengono il primato di conduzioni consecutive del festival, che sono ben 5 ciascuno. Il primo dal 63 al 67, il secondo dal 92 al 96 e il terzo dal 2020 al 2024. Ora, se Ama accedesse alle richieste della RAI e accettasse di fare anche l'edizione 2025, diventerebbe il conduttore più longevo della storia in quanto a festival consecutivi. Quindi avremo un nuovo record man. Vediamo qualche altro dato interessante. Oltre al numero di conduzioni sia effettive che consecutive, Pippo Baudo è pure il più anziano conduttore ancora in vita, perché ha 87 anni. Sono 4 le donne ad aver condotto il festival come presentatrici principali: Loretta Goggi nell'86, Raffaella Carrà nel 2001, Simona Ventura nel 2004 e Antonella Clerici nel 2010. Il conduttore più giovane è Gianmarco Tognazzi, che presentò il Festival di Sanremo 98 all'età di 22 anni. Il più anziano invece è Raimondo Vianello, che condusse l'edizione del 98 a 75 anni. Poi c'è Miguel Bosé, che è il primo conduttore straniero ad aver presentato un'edizione, precisamente quella dell'88, insieme a Gabriella Carlucci. Sono 13 gli artisti che hanno partecipato al festival sia nelle vesti di presentatore sia in quelle di cantanti in gara. Sono Nilla Pizzi, Johnny Dorelli, Gianni Morandi, Loretta Goggi, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Arisa, Emma Fiorello, Sabrina Salerno, Elodie, Marco Mengoni e Giorgia. Ora, non resta che aspettare la conferenza stampa all'indomani della chiusura del festival per sapere cosa deciderà Amadeus. Visti gli ascolti che fa, soprattutto recentemente, che trasforma in oro qualsiasi dato di ascolto, l'ipotesi di un sesto Sanremo non la vedo così lontana. L'attuale conduttore della kermesse è in trattativa, questo sta trattando già. Capite? Bisogna fermarlo, amici. Questo è Sanremo patico. Fiorello ironizza, i social ci scherzano, ma per chi lavora sul festival devo dire sarebbe una buonissima notizia, vista la professionalità ineccepibile e la competenza di Amadeus. Solo una preghiera ad Ama: cresce il tuo numero di conduzioni, facciamo in modo che non cresca anche quello dei concorrenti, per favore. Perché con più di 30 big sul palco, noi giornalisti rischiamo di scrivere dell'ultima esecuzione con in mano il cornetto della colazione. Sanremo Express è un podcast originale ADN Kronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnkronos.com.